Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con il mister Ceracat. Siamo tornati, sarà la 100ª volta che proviamo a fare questa pescata. Siamo col gommone in fiume, proviamo a fare un po' di vertical. Ormai col passare delle giornate il fiume è sempre più basso. L'acqua in teoria è ancora abbastanza fredda, anche perché comunque di notte fa freddo, solo di giorno che fa ancora, cioè fa caldo, quindi adesso proviamo, qua c'è una buca, iniziamo a farci un giro, vediamo, speriamo di prendere qualcosa. One eternity later. Raga, quando nessuno se lo sarebbe più aspettato. Non ci crediamo neanche noi. Non ci crediamo neanche noi. Infatti ne abbiamo più filmato, abbiamo fatto più niente. Ma sembra un bel pesce. Sembrava più piccolo, ma... Ti porta dove vuole, ci sta spostando col gommone. Io ci fa sbattere contro la prismata? No, no. È lui che va sotto la prismata. Ovviamente con la mia canna. Boh, ci porta a casa. Tanto dobbiamo andare là, la macchina è là, guarda. Sì. Comunque assurdo, mica l'abbiamo letto. Ma stai pescando sul fondo o eri un po' più... Sì, ero su, quasi sul fondo, non pesce. Posso vedere che l'ora buona è questa. Comunque il posto si vedeva che era bello. La chitarra. Mi fai poi provare sta canna com'è? Solo perché sono curioso di capire. Vai, questo se questo si è sbagliato. Aspetta. Che sei? Ma poi fai così, scusa. È più bello. Più bello. Vai, tocca di nuovo a me. Aspetta. Non capire. Secondo me sai che non è un pesce piccolino. Cioè no, non è un pesce enorme. Dal gommone poi che ti sposti ti sembra enorme. Però non è male. Questo è il passo. Tanto questo è inchiodato sul fondo. Un po' si alza. Lo vogliamo dentro. Un po' lo dentro adesso. Ma sai che è inchiodato sul fondo? Vai, vieni. Eccolo che viene, viene, viene. Adesso ci lava tutti. Ah, eccolo lì. Adesso ci lava tutti. Occhio l'ancorina, Ho la torcia. Cazzo, è bello, Forse ho la torcia. Ce l'ho anch'io, vai, tu. Tanto si vede. No, no, c'è una coda assurda. Oh. Sarà 2 metri sto pesce. Ma non è grosso. Occhio, l'ancoretta. Grosso, eh. Occhio, l'ancorina. Andiamo a riva. Come? È grosso sto pesce. Vuoi andare arriva? Vai arriva, dai, lo portiamo così. Vuoi andare così? Sì. Vuoi dire retro? Vai, vai. Vuoi dire se devo fermarmi? Vai, vai, tanto stanco, tanto stanco. Lo posso tenere, lo posso trascinare. Dove andiamo però? Là. Dimmi se posso andare. Vai, vai, stanco, stanco, vai, vai. Viene dietro, vai. Però
volte. Vai, prendi il telo. Eccola bella. Quando non stanno più filmando, non stanno facendo più nulla, ovviamente è arrivato. Anzi, ma è 1,90 m sto più forte. Ce l'abbiamo fatta. Raga, non abbiamo il metro, ma abbiamo questa canna qua da vertical che è 1,80 m. Mi sa che l'abbiamo sovrastimato, perché è più corto. Ah. No, guarda, la bocca qua. Così è 1,80 m, sì. Sì, il pesce è un po' storto. Vediamo. 1,80 m. Sì, è 1,80 m. Però ciccione. 1,80 m. Considerando la media taglia del fiume, è già un signor pesce. Adios. Questo lo riprenderemo. Bella lì. Raga, siamo di ritorno in mezzo al bosco. Qua la scappottata stavolta. No. Stavolta non ci credevamo più. E dopo il siluro finalmente se magna. Mangiamo noi. Buon appetito. Buon appetito. Food porn. Buona, eh. Raga, anche questa pescata è finita, stranamente è finita con una cattura, infatti non ci credevo più di tanto, sarà un video un po' poco dinamico, se così si può dire, però è sempre così, quando non ci credi più, che ormai dico, ma no, il video tanto qua ormai non esce, eccolo che ha mangiato. Però vabbè, dai, spero che comunque vi sia piaciuto, e come al solito vi chiedo di lasciare mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente con nuovi video. Alla prossima, ciao ciao.